Riprendiamo il documento sulla direttiva della valutazione del settembre del 2014 e vediamo uno strumento alternativo per catturare il testo a vantaggio di chi non ha la possibilità di usare Acrobat nella versione non ridere. Esistono degli strumenti online, uno di questi è FreeOCR. www.free-alto-cr.com è il sito e cosa richiede? Richiede che venga fatto l'upload delle immagini da OCR. Naturalmente dobbiamo andarla a catturare, quindi noi abbiamo già il documento a disposizione, lo andiamo a prelevare dalla posizione in cui è salvato. Doc digitali, eccolo qua, è la direttiva, la prima, perché nel tutorial precedente io l'avevo già sottoposta, salvandola ovviamente con altro nome, no, al metodo A, quello con l'utilizzo di Acrobat. Ecco, diciamo che il linguaggio è italiano, c'è poi un piccolo captcha da compilare e poi mandiamo il file. Il file viene elaborato immediatamente e al termine di questa elaborazione noi avremo la possibilità, ecco, di avere direttamente il testo così come è stato compilato. Cosa notiamo? Cominciamo a fare un Ctrl-C, cioè stiamo andando a catturare il testo, no? Selezionando e quindi copiare il testo. Lo andiamo a aprire nel nostro bloc notes e che cosa vediamo? Vediamo che effettivamente, no, il testo è stato catturato in modo corretto. Ecco, notiamo che anche in questo caso la parte sormontante proprietà strategiche, quello con logo del ministero, il numero della direttiva peraltro scritto con un timbro, sono tutte informazioni che noi perdiamo. Ma andando poi a lavorare sul blocco di testo possiamo poi recuperare andandole a digitarle personalmente. E notate che rispetto anche alla cattura fatta con Acrobat ci sono più o meno gli stessi problemi. Anche in questo caso noi abbiamo un errore nel secondo anno. Molto dipende anche dalla qualità del documento di partenza. Il documento originale era abbastanza buono, nel senso che era scritto non troppo in piccolo ed non conteneva tabelle, quindi era abbastanza facile diciamo, da gestire con un sistema di riconoscimento del testo. Tuttavia ci sono i classici errori, magari con le barre, con la 1 che diventa L, piuttosto che difficoltà di riconoscere caratteri quando, come in questo caso, si tratta poi di una sorta di scansione non proprio con grande risoluzione. Però vedete che in questo caso io faccio la stessa operazione che facevo prima, con in particolare farticolo, ecco, qui vedete un classico, no? Un errore subito beccato, fanticolo 64, andiamo a vedere l'originale, dov'era? Siamo alla pagina 1, andiamo a vedere dove termina, vedete in particolare con quella L che era scritta proprio perché era una sorta di scansione con non buona risoluzione, è diventata molto molto sottile, è stata interpretata come una F. Ecco, rispetto al metodo visto precedentemente, questo comporta però una serie di successivi momenti di cattura, lo fa pagina per pagina e quindi andrebbe suddiviso nelle sue pagine per poter poi essere gestito in modo corretto. Ecco, naturalmente una volta che si è fatto più volte l'operazione, noi l'abbiamo sotto forma di testo, andiamo a farci tutte le correzioni, magari usando LibreOffice o altri strumenti di scrittura, magari andremo a correggere questi dirigenti che sbagliate e alla fine confezioneremo con qualche fatica aggiuntiva il documento pubblicabile.